Allora, il caso di Jacopo, creature che puoi vedere? Io ho il mondo con gli occhi chiusi. Chiedo al relatore, il professore. Bene, il lavoro di Jacopo è un lavoro che viene da lontano e auspicabilmente andrà lontano, nel senso che il progetto di tesi è la realizzazione di un prodotto completo e autonomo, ma che si inserisce in un progetto più complessivo di universo narrativo che ci accennerà, immagino, durante la discussione. Nello specifico, questo è un albo illustrato che racconta attraverso la forma del catalogo, una sorta di bestiario, un mondo che lascerò appunto dettagliare a lui, ma che in modo evidente fin dall'apertura immediatamente in consonanza con la dimensione dell'infanzia, con la dimensione perturbante. Come e perché lo ascolteremo. La cosa che mi piace sottolineare di questo lavoro è la capacità di Jacopo di tenerlo in dialogo con una dimensione personale molto forte, nel senso che quello che vedete oggi è un esito, un progetto di tesi, di un unico prodotto, uno sguardo molto preciso, ma è un varco possibile al suo immaginato. Prego, Jacopo. Grazie per l'introduzione. Come altro prof, prima di parlare dell'albo di tesi nello specifico, c'è una premessa perché l'albo si inserisce in un progetto narrativo molto più ampio e complesso. In sostanza è un universo narrativo che sto costruendo da tempo, un po' come se fosse la mia terra di mezzo, dove vari personaggi, varie storie coesistono in maniera parallela e che si intrecciano anche. E questo macro progetto ho intenzione di svilupparlo col tempo su vari media, ho intenzione di realizzare un gioco da tavolo, dei pupazzi per il teatro di figura, o comunque generare storie che verranno declinate su tramite fumetti, albi illustrati, anche corti animati. La prima vera opera facendo parte di questo progetto è la tesi, il progetto di tesi che ho realizzato in Accademia di Belle Arti Bologna, un altro albo illustrato, precisamente un abecedario illustrato, intitolato Alfabeto dei Sogni, perché appunto per ogni lettera c'è un differente sognatore con il suo sogno scritto e illustrato, e con questo libro in sostanza come se presentassi delle visioni oniriche del mondo narrativo che sto costruendo. E questo l'albo di tesi che ho dovuto sfogliare è in qualche modo una sorta di albo simile, parallelo a questo. In questo qua infatti un abecedario tratto di sogni, mentre nell'albo di tesi un bestiario in qualche modo l'incubo prende proprio vita. Prima di parlare dell'albo in sé, parlo di questo progetto che in sostanza fa da scheletro al bestiario di tesi, che è un altro bestiario autoprodotto che ho realizzato circa un anno e mezzo fa, nel quale ho disegnato 96 creature in tutto, la maggior parte delle quali inventate per questo progetto, alcune che esistevano già nei miei disegni e nei miei sketchbook, e sono tutti personaggi senza una descrizione ma soltanto con un nome, proprio perché volevo che potessero essere interpretabili al massimo, e in generale sono tutti personaggi che potrebbero diventare protagonisti delle storie future, alcuni li ho già selezionati, o in generale potrebbero, in maniera meno definita, potrebbero essere le carte da gioco del gioco da tavolo. Arrivando all'albo di tesi,
Per realizzarlo ho fatto una selezione di circa una ventina di creature dal bestiario casuale, un po' di più, alcune che ho anche inventato apposta per questo album, e, per creare una sorta di cornice narrativa, contesto narrativo in cui queste creature esistono e hanno una vera e propria storia. E, l'obiettivo di questo libro è quello di in qualche modo mettere in contatto, collegare le paure dell'infanzia con quelle del mondo adulto, quindi in qualche modo ad esempio la paura del buio con la paura della morte. E, nel contesto del progetto narrativo, del macro progetto narrativo, questo libro è come se fosse un tunnel che collega la realtà del lettore, della lettrice al mio mondo, un po' come se fosse l'armadio di Narnia che si attraversa per arrivare al mondo vero e proprio. E, all'interno di questo libro ci sono 18 mostri, personaggi, tutti in scala di grigio perché si trovano all'interno di un luogo buio e oscuro, privo di luce, quindi privo di colori, quasi del tutto. E, sono tutte creature in qualche modo inquietanti, spaventose, a primo impatto, che però poi in realtà sono le loro stesse le prime ad essere spaventate dalla loro stessa condizione. Infatti tratta tematiche come la morte, la violenza, l'odio, l'assenza di amore e più in generale la tematica che le collega tutte quante è la solitudine, che in generale uno degli obiettivi di questo libro è dimostrare che per me i sentimenti negativi spesso sono semplicemente assenza e mancanza di amore. E, in questo libro l'amore è presente attraverso il personaggio bianco e rosso, che è il vero protagonista del libro, e sarebbe il mediatore, e rappresenta in qualche modo l'immaginazione dei bambini. Infatti il titolo, guardare il mondo con gli occhi chiusi, significa immaginarsi le cose, guardare con la mente. E, questo personaggio attraversa tutto il libro e in qualche modo raramente è spaventato da queste creature, cerca di consolarle o comunque di passare del tempo con loro per conoscerle, per renderle meno sole. È un personaggio quasi del tutto nudo, non ha un sesso né caratterizzazioni di genere, perché voleva appunto che questo personaggio nello specifico, comunque in generale tutto il libro, che chiunque potesse immedesimarcisi. Andando più nello specifico per capire un po' il processo creativo che c'è stato dietro le creature, prima di realizzare le illustrazioni ho scritto le descrizioni tramite, diciamo, una scrittura molto fluida, dove mi sono lasciato ispirare sia emotivamente sia in maniera simbolica da quello che mi trasmettevano queste creature. E questa per esempio, la prima creatura del libro, dal nome del primo dinosauro, che fa presente anche del... fa parte anche del bestiario casuale, è una rielaborazione di un disegno che avevo realizzato da bambino, da molto piccolo, che a vederlo subito, quando l'ho riscoperto da grande, mi sembrava un dinosauro e l'ho chiamato Primo semplicemente perché tra tutte le 96 creature era veramente il primo che avevo disegnato, avendolo disegnato da bambino. Ed essendo legato alla mia personale dimensione infantile, l'ho visto molto come una figura guardiana dell'infanzia. E l'ho messo all'inizio del libro proprio perché è un po' come se fosse un faro che illumina l'oscurità del libro e in qualche modo ci fa vedere la strada da percorrere. Questa creatura, che ho chiamato quella che fissa e che ho creato apposta per questo libro, in qualche modo è la personificazione stessa della paura del buio, e, che alla fine in generale la paura del buio significa avere paura di qualcosa, qualcuno che ci attende nell'oscurità, però senza mai fare ovviamente niente. Ed è lo stesso che fa questa creatura qua, che è molto timida e non riesce a fare una prima mossa verso nessuno. E in particolare questa creatura viene anche in qualche modo, questa dalla mia infanzia, perché io mi porto fin da piccolo una tremenda paura del buio, e questa illustrazione, in generale il libro, è anche un tentativo di esorcizzare paure personali che possono diventare anche universali in qualche modo. È un libro sicuramente cucito sulla mia pelle, su di me, ma che ho tentato di trasmettere in una maniera anche appunto universale, in maniera che chiunque possa immedesimarci. L'ultima creatura, la 18esima, è diciamo una
una creatura anomala, perché fa parte del libro, ma anche no, perché per me è la parte più importante del libro, perché crea un contatto il più diretto possibile con il lettore, che è un po' l'obiettivo di tutto il libro. E per fare questo ho inserito appunto una carta riflettente, che però non restituisce un'immagine perfetta di chi si specchia, ma la distorce, proprio perché questo tu non coincide perfettamente con chi legge, ma piuttosto con una parte perduta di sé. E infatti l'obiettivo di questo libro è anche quello di provare a trovare qualcosa che abbiamo perso nella nostra infanzia, nella nostra vita, che può essere una persona o appunto una parte di noi stessi. E, la frase che sta in quarta di copertina è più importante del titolo stesso e è ovviamente una metafora del non aver paura di affrontare le proprie paure. Questo libro appunto parla di tematiche molto pesanti in qualche modo, che però bisogna riuscire ad affrontare le proprie paure per crescere, per maturare, per migliorare se stessi. E questo libro in qualche modo mira ad essere un ossimoro, qualcosa che è sia pesante sia soffice allo stesso tempo. Questo contrasto si può anche vedere molto dalla differenza di colore tra la copertina di un rosa tenue e l'interno di un nero, cioè quasi totalmente nero. Arrivando adesso a delle reference, questo è un lavoro che ho realizzato per il corso di Giuseppe Palumbo. In sostanza ho illustrato il libro degli esseri immaginari di Borges, che è forse uno dei bestiari scritti più famosi al mondo, che mi ha sicuramente ispirato molto nella creazione delle mie personali creature, per capire anche come rendere le più varie possibile e quasi renderle vive, capire come renderle in qualche modo reali, pur non esistendo ovviamente. Questo progetto, 88 bestie, è un bestiario anomalo in qualche modo, scritto da Marco Taddei, che è uno scrittore e sceneggiatore di fumetti illustrati, che ha scritto questi 88 racconti relativi a bestie e situazioni strane, con l'intento di farle illustrare ognuna da un illustratore e un'illustratrice diversa. Infatti il suo intento era quello di creare più che un bestiario di bestie, ma un bestiario di illustratori e illustratrici, dove loro stessi sono le creature. E a questo progetto hanno partecipato vari illustratori e illustratrici, io pure, quello in alto a sinistra la mia, quello in alto a destra di Samuele Recchi. Il tono del mio libro è molto cupo, è molto, non monotono, però c'è sempre una tonalità costante, ma ho cercato nella scrittura di variare questo, passando dai testi più scanzonati e informali a quelli molto più cupi e seriosi in qualche modo. Over the Garden Wall invece è una miniserie animata di Cartoon Network che parla di due fratellini, due fratellastri che si sono perduti in una selva oscura, rimanda molto a Pulicino, anzi di Gretel. E in questa selva oscura incontrano varie figure più o meno orrorifiche e questa miniserie tratta tematiche molto adulte come la morte e l'abbandono, però a misura di bambino in qualche modo, che era l'obiettivo del mio libro, creare un qualcosa che fosse adatto a un bambino in preadolescenza, che quindi comincia a rapportarsi con in qualche modo la vita vera, comincia a rendersi conto che non è tutto rose e fiori, ci sono anche le cose che non vanno e che bisogna affrontare forse le cose per poter crescere e maturare. E concludo dicendo che l'obiettivo di questo libro è quello di perturbare, sconvolgere chi legge per portarlo a interrogarsi su se stesso, sul rapporto con gli altri, con la vita in generale, perché in qualche modo ogni creatura è una mia analisi più o meno surreale di quello che vedo intorno a me, della vita come la concepisco io, e questo sconvolgimento sono riuscito ad attuarlo per primo su me stesso, perché
alla fine di tutta questa scrittura mi sono reso conto di aver tirato fuori, portato a galla tutta una serie di robe molto personali che mi hanno portato a una sorta di esperienza catartica autoindotta, che spero possa, mi auguro possa essere lo stesso per chi legge, ovviamente con un esito positivo, ovviamente non voglio soltanto inquietare e spaventare con questo libro. E, infine, trovo in qualche modo ironico il fatto che mi sto laureando in un progetto che tratta di tematiche come la morte, la violenza, l'assenza di amore in un momento storico dove in qualche modo si rischia una terza guerra mondiale. E niente, con questa botta di spensieratezza finale. Transmediale, cioè, sì. Con l'idea di... Però ecco, invece io leggendo il libro vedo dei personaggi, vedo un progetto letterario, mm-hmm. Però non diciamo non c'è ancora nel libro, no, certo. Il mondo narrativo, nel senso che non ci sono le relazioni dei personaggi, non ci sono tanti elementi. Volevo capire se questo invece tu lo stai lavorando, oppure se invece il progetto in questo momento è allora. Punto. Diciamo che è una cosa che va avanti da tempo e quindi ho storie in cantiere più o meno definite. Questo libro nello specifico è un'introduzione ai possibili personaggi di questo mondo. Cioè la dimensione di questo libro è una dimensione appunto sospesa, non è veramente la realtà del mondo che andrò a costruire, e in generale tutte le opere che ho intenzione di fare mirano ad essere sì collegate tra di loro, ma che funzionano anche e soprattutto da sole, con l'intenzione di essere quindi dei progetti completi senza per forza coesistere insieme agli altri. Quindi questo sicuramente è come se fosse un'anteprima di quello che sarà di quelle che saranno le storie vere e proprie. Quindi l'intenzione era quella di creare appunto un bestiario, quindi un qualcosa che desse uno sguardo più oggettivo ai personaggi, quasi etologico, anche se ovviamente non è nulla di scientifico. Le storie vere e proprie sono quelle che sto costruendo e preparando. Ci credo di risposta. Allora, se tu hai domande? No, sto... Stai lavorando. Lavorando, sì. Tra i possibili sviluppi hai anche pensato ai videogame, ad esempio? Anche, cioè non ho mai fatto nulla di game design, quindi non saprei effettivamente come fare, però in generale nel mio lavoro, proprio come lavoro in maniera molto piatta, vedo molti miei disegni simili o comunque che vengono anche ispirati dai classici videogiochi a piattaforme, Super Mario, e, quindi sicuramente è qualcosa che si presta. Probabilmente io al momento non ho le capacità proprio tecniche per saperlo fare, una cosa del genere, però è una cosa che sicuramente può essere un altro sviluppo ovviamente di questo tipo di progetto. Grazie. Prego, grazie a voi. Ci vediamo un attimo. Allora. Jacopo, mi devo alzare. Dai. se vuoi. Non l'ho mai fatto, ma basta che stai lì, non c'è problema. Allora, Jacopo, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica e editoriale, indirizzo e illustrazione, con la valutazione di 107 su 110. Grazie.